Ciao ragazzi, bentornati a una nuova puntata di Cucina Buttata. Oggi ho pensato di riproporre una ricetta abbastanza famosa, ma che solitamente compro sempre al supermercato. Sto parlando dei nachos con la salsa guacamole. Ho trovato questa ragazza che si chiama Zeina di Fanpage e lei usa un procedimento molto molto semplice che richiede i seguenti ingredienti: farina di mais, un gattino, no, dentro c'è dell'acqua, olio di arachide. Teoricamente dovrebbe essere molto semplice come procedimento. 200 g di farina di mais, finissima, senza glutine addirittura. Mazza, nachos per un esercito. Senza contare che stiamo girando abbastanza presto, quindi ci metteremo a friggere questi qui. Poi come le classiche famiglie messicane, no? Beh, esatto. Aggiungiamo 200 ml d'acqua, da far vedere che li abbiamo misurati. Enrico, tu non me lo ricordi mai? Ho capito. Mettiamo il grembiule. 200 ml d'acqua. Cioè, comunque ti rendi conto che i nachos sono solamente acqua e farina di mais? No ragazzi, c'è un errore. Bisogna aggiungere un po' di farina, fidatevi. Sì, ma... farina di mais giallo precotta. Ma è precotta? Gianmarco, eh? Questa farina è una farina di mais giallo precotta? È gialla. Non scaricare la colpa sulla farina, eh. E un cucchiaino di sale. Non ho messo un cucchiaino di sale. Forse un po' più d'acqua serve. Mamma mia, mettici il sale nell'acqua. Chef Francis! Sto aggiungendo altri boh d'acqua. Il fatto è che... Gianmarco? Gianmarco? Questa farina erano tutte senza glutine? Era l'unica che c'era al mais. Non è che il glutine aiuta a compattare le cose? Quello sicuro. Grazie mille. La prossima volta con Gianmarco cercheremo di fare i baci perugina con dei sassi al posto delle nocciole. Si può stendere. No, non è di questo. Papà, ti prego, come ti sei permesso? Sembra la pietra di Fantachirò. È una palla di sabbia. La piazzo tra due fogli e andiamola a stendere. Secondo me una volta riesci a fare gli angolini e buttarli in padella. Una volta è grande, un'altra non riesco a mangiare, è finito. No, sei preciso, eh? Mazza, bravo! Cioè. Non si sollevano. Che un carta lì, eh! Ma non stai capendo? Ghiuncata? No. Ci sono i sottotitoli. Ghiuncata? Certo. Stiamo per cambiare la ricetta, perché io questa qui me la voglio portare a casa. Non posso chiuderla così. Cioè, questa non è corretto nelle persone che credono nell'alta cucina. Poi è una fonte attendibile di ricette. Dagli stessi quantitativi di Zeina. Sì. Però io temo che l'errore sia in quella. Precotta per tortillas, cioè una farina particolare, penso. Cioè io non è che sono esperto di farine, sinceramente. Ciao ragazzi, bentornati in una nuova puntata di Cucina Buttata. Oggi cercheremo di fare i nachos fatti in casa. Namaskar. Shamadulika.com Anka Swagate. Abbiamo bisogno di farina di mais. Ma è farina di mais? Sì, in realtà non è proprio. Però sì. Inquadra. Farina 00. Sale. E poi servono semini, che potete immaginare qui sulla mia mano in questo momento, che servono fondamentalmente per dare quei puntini neri che a volte vedete, che voi invece immaginerete nella mia mano. Ah, l'olio pure, serve dell'olio. Ma olio di sangue ce l'ha. È un olio, è olio. Riproviamoci, io ci credo. Amica, come ti chiami tu? Nisha. 150 grammi di farina di mais. Ma che cosa lì, eh? Ok. 75 grammi di farina normale. Improvvisamente non siamo più gluten free. Gluten. Gluten. Ma lei fa così? No, questo è il mio metodo. Che cosa dici? Un pizzico di sale. Semi.
polvere. Ok. Sì, li ho già messi i semi. 2 cucchiai di olio. Facciamo occhio. Pieno. Pieno. Ok, quindi dobbiamo ora unire tutto quanto finché non è bello amalgamato. Amalgamato. Acqua QB, ok? Il discorso è questo, acqua QB è un altro livello. Sento che proprio abbiamo fatto bene. E questa qui secondo me è una grandissima allegoria nella vita. Cioè quando ti rendi conto che stai sbagliando qualcosa, cambia. Non stare lì a cercare di migliorare gli errori. Gli errori non si migliorano, gli errori fanno migliorare. Questa è la nostra versione, diciamo, la versione Fusion. Fusion. L'incontro tra Zeina e Scina. Nadia. Chi è Nadia? Questa qui da cui ho copiato la ricetta. Quella per l'indiano si chiama Nadia? O Niscia? Sì, è un po' un sasso, però credo che sia una cosa positiva, lo sai? Una cosa giusta l'hai fatta. Il cerchio. Sono un po' altini qui. Sì, ma o erano un po' altini oppure non c'erano. Ci riproviamo. Porca miseria, la difficoltà di sto coso. Ora che è molto sottile, vediamo un pochino come ridiamo. Questa è una pizza. Forchetta. Ci sta, no? Sì, sì, sì. Uno. Due. Un'altra roba, sì, sì, sì. Cioè, nel senso, anche se Gianmarco non ha preso la giusta farina, in questo modo abbiamo quello che ci serviva. Comunque tu scarichi sempre la colpa su di me, per i tuoi pallini. Però c'è da dire che adesso si sente l'odore del successo. Sì, ma sai perché? Perché non sento l'odore di Gianmarco. No, si è rotto questo. Gianmarco! Se beccate le dosi giuste, cioè è divertente da fare in compagnia, con la consapevolezza che a un euro trovi un chilo di nachos, ma non sai che cosa c'è dentro. Qui invece sai che c'è una farina sbagliata. Che cos'è? Non ho idea, forse la sedia dietro di te che si alzava o si abbassava. Sei tu? Sei un automa, sei un robot. Sì, ma sti coltelli sono letali. Ma te li ha arrotati l'arrotino? Sì. Come li arrota i coltelli? Come non lo so, però so che altro arrota. Forbici da seta. Ma non c'è tipo quel macchinario che gira? Capito quale? Le palle. Te l'ho detto. Ma è la sedia. Perché la sedia viene compressa dal tuo peso. E quando ti alzi fa Ti giuro, sto pensando che è la tua faccia. Le luci! Le luci! Ragazzi, quando si frigge, cioè, questo è l'olio che si mette. Però come dice Tania, dice non da sommergerli. Chi è Tania? Sono cascati a terra. No. Aspetta, sicuro dentro c'è qualcosa. È ovvio. Quelli verranno bolliti. Quanto è la cottura di un nacho? Finché non diventano belli dorati. Che bello, tutti insieme. Sono venuti a trovarmi altri cugini. State per mangiare dei nachos con... Mi sa che rimarrà molto delusa. Sorprendiva. Eppure svelta di orecchio. Questa apertura è alta così. Ah, potresti fare guacamole adesso che stanno a friggere? No, poi si poi ti ritrovi degli stoppini per le porte. Li ho cotti troppo? No. Biscotti. Mi
mettiamo in ordine questo casino e passiamo al guacamole. Allora, gli ingredienti sono un avocado, un lime, un pomodoro, dello scalogno, sale. In realtà ci vorrebbe il peperoncino, quello lì grosso che tu tagli, ma Gianmarco aveva pensato di prendere del peperoncino secco. Io ringrazio Manuel di Giallo Zafferano perché mi sono ispirato alla sua ricetta. Quando dico ispirato, diciamo che la sto copiando per intero. Mi raccomando ragazzi, avocado bello maturo. Una tecnica che ho visto fare per tagliarlo bene è quella di tagliarlo direttamente dentro l'avocado. Almeno questo è quello che fa Manuel. Io solitamente uso un cucchiaino e lo tiro fuori. Il problema è che poi lo devi tagliare e sporcare. Invece questa qui è una cosa ancora più da pesaculi, quindi la adoro. Così. Così. Tagliate per bene e poi fate. A questo punto cucchiaio, andate sotto e cominciate a tirare via tutto. Prendiamo a questo punto il lime, veloci veloci, prima che si ossidi. Lo massaggiamo. Questa qui è una cosa che mi dimentico sempre di fare. Teoricamente si massaggia per far uscire ancora meglio il succo. Ma insomma, così tanto ce ne va di lime? 10 grammi di succo. Hai caricato, eh? Un intero. No, vabbè, è giusto. Nell'info box, ragazzi, mettiamo tutti quanti gli ingredienti perché sennò si fa un casino. Sale, pepe che non avevamo. Pepe. Ah, sta accendendo. Una carbonara ho fatto. E schiacciamo. Già mi... Tipo il pestello del mortaio. Il pestello del mortaio, un'ascia anche mi va bene. C'è là il mortaio dietro. Ma... Chef Bob, sei stata bravissima. Stai schiacciando qualcosa? Assolutamente nulla. Dopo pochi giorni dovreste riuscire ad aver ottenuto un composto morbido con qualche pezzetto, ma perché l'abbiamo scelto noi di tenere qualche pezzetto. Aggiungiamo lo scalogno tritato, un po' di pomodoro tagliato a dadini. Aggiungiamo a questo punto un peperoncino messicano tagliato proprio al coltello. Madonna. Molto veramente tra due secondi mi ci faccio il bidet con queste stesse mani. Vabbè, a voi piace tanto il piccante, no? Un po' d'olio. Praticamente non ho detto minimamente quali erano gli ingredienti all'inizio del video. Ho aggiunto il pepe, ho aggiunto l'olio. Mischiamo. No? Sì, è bellissima. La salsa è bella, la salsa. E questo dovrebbe essere il risultato. Direi a questo punto di fare un assaggio. Nachos fatti in casa con guacamole fatta in casa. Non avevo la faccia soddisfattissima. La salsa com'è? Buona quella. Abbondante di salsa. Questa è buona. Allora, la salsa guacamole è squisita. E qui mi fermo. Volete provare? Questi sono veramente grossi, però la salsa l'hai fatta bene. Non mi rubare il coniglio. Sono strani, no? Sembrano delle patatine fritte. Nel complesso non mi piace. Cioè, nel senso, non è un nachos. Qualunque cosa sia è buono, però. Bravo, Chef David. Guarda. E questi come sono? Allora, tu non mi interessa il tuo parere. No, no, Davide, torna qui. Chef David. Benvenuto. Allora, questo è tuo. Grazie, caro. Ma sicuro comunque Chef Dave. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Nell'info box vi metterò tutti quanti gli ingredienti che sono stati utilizzati sia per i nachos che per la salsa guacamole. Come sempre vi invito, se doveste provare anche voi a fare i nachos o la salsa o quello che vi pare, a taggarmi su Instagram, mandarmi le vostre stories, le foto, quello che vi pare. Iscrivetevi a questo canale, attivate la campanella se non volete perdere i prossimi video. Noi ci vediamo la prossima domenica, sempre con un'altra puntata di Cucina Buttata. Ciao!